che dicono il 72% degli italiani che sarebbero disponibili a spendere di più per l'acquisto e la spesa alimentare se avessero la certezza che il prodotto sia veramente italiano. Questo lo stiamo facendo. Vogliamo mettere nelle condizioni i nostri consumatori di leggere su ogni confezione il nome e il cognome di chi ha prodotto quel cibo e non avere sempre il punto di domanda. In quei cartoni di latte ci dovrebbe essere un punto di domanda nero. Questo è quello che ci dovrebbe essere scritto oggi su quei cartoni. Siamo qui per la protesta di Coldiretti, che è una protesta che condividiamo rispetto al fatto che dobbiamo garantire al consumatore l'origine del prodotto, ovvero che quando il consumatore va a fare i suoi acquisti per l'agroalimentare, in questo caso il latte, debba avere l'assoluta certezza della provenienza. E noi siamo produttori di 11 milioni di tonnellate di latte, ne importiamo 8 milioni e spesso quando andiamo a fare gli acquisti consumiamo del latte straniero senza saperlo. Il Ministro dell'Agricoltura non può che essere al loro fianco durante queste proteste che attanagliano come problema tutti gli agricoltori europei. In Consiglio dei Ministri in Europa stiamo discutendo di prezzo del latte, di vantaggi competitivi e di dare all'agricoltura quella remunerazione che oggi non ha. Ricordiamo che su fatto 100 il prezzo finale solo 17 va al nostro agricoltore.